Il patrimonio delle ippovie sarde, cresce il turismo in sella, soprattutto tra gli stranieri, ma serve una rete regionale. 1200 km di ippovie attraversano la Sardegna, tante le strutture a supporto, una risorsa per un genere di turismo in crescita, apprezzato dagli stranieri. Serve però un progetto per costruire una rete regionale. Vediamo il servizio dell'inviata Valeria Papitto. Un bagno al mare a cavallo di un anglo arabo sardo. La Sardegna è anche questo, insieme a passeggiate nella natura, cavalcate dimagranti, ippoterapia per bimbi disabili e horse sharing, l'ultima novità in arrivo proprio dall'isola per condividere la proprietà di un cavallo e godere di una vacanza alla portata di tutti. Siamo in provincia di Oristano, ma è tutta la Sardegna una delle regioni italiane col più alto potenziale di sviluppo del turismo equestre. Lo dicono i numeri, 1200 km di ippovie dalle coste alle zone interne, più di 2000 cavalli già addestrati e oltre 100.000 appassionati, con un potenziale espansivo in tutto il mondo, specialmente per i turisti del nord Europa, anche oltre la stagione estiva. Numeri in espansione che, nell'anno dei cammini, incoraggiano una collaborazione tra pubblico e privato, impegnati a fare rete per collegare le ippovie tra loro, creando punti di sosta per il ristoro degli animali e la conoscenza del territorio per i turisti. Tutti possono, con le regole giuste, andare a cavallo. Sono emozioni che si possono avere solo in Sardegna. Un modo diverso per conoscere la Sardegna dunque, ma anche il punto di partenza per riuscire finalmente a destagionalizzare il turismo e a fare sistema tra i diversi operatori per promuovere l'isola come luogo ideale di quel turismo lento, incoraggiato dal governo nazionale con una legge ad hoc e fatto di passeggiate a cavallo, ma anche trekking nei boschi e viaggi in bicicletta. Futuro non sarà più solo mare o così. Essendo sempre più i miliardi di persone sul pianeta, la natura diventerà la discriminante più importante tra il bello e il brutto.